አይ ጥሩ ነው እንጂ አይ ጥሩ ነው የሚሆነው የሚሆነው ነው ያልኩህ ልና ትናገር ያልኩህ Buongiorno a tutti e bentrovati sulle frequenze radio e video di RBA. Io sono Francesco Piperi e vi do il benvenuto alla puntata numero 14 di Almeno Due Pagine al Giorno, il nostro appuntamento settimanale con i libri e le storie per perdersi e ritrovarsi che da una settimana è diventato, eh, come avrete avuto modo di ascoltare e di vedere se ci seguite su, su RBA, mh, da una settimana di, dicevo, è diventato l'appuntamento del sabato perché Almeno Due Pagine al Giorno e anche da circa dieci giorni, dal dal 16 gennaio anche eh, un appuntamento quotidiano al mattino su eh, RBE. Intanto io voglio ringraziare come sempre Matteo Crespo che cura la parte tecnica, Michele Comba per la regia video e Alessio Lerda per la ricerca dei brani musicali e la, eh, la sigla di almeno due pagine al giorno, San, è stata realizzata da Adriano Viterbini. Queste, come sempre, le coordinate per ascoltarci e per vederci su RBE, in streaming sul sito rbe.it, in radio FM 8780 nella provincia di Torino, 8760 in Val Germanasca, 88 in Val Chisone, 9660 in provincia di Cuneo, 91,50 in provincia di Imperia, 101,10 in Val Bormida, in tv sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Aste, e nel formato digitale W in Piemonte, nelle province di Torino e Cuneo e in Liguria, nelle province di Savona e Genova. E buon pomeriggio a Stefano Amato in collegamento con noi. Ciao Stefano! Ciao, ciao, grazie ciao. mille per... Ciao Stefano, Buongiorno. intanto Buongiorno. grazie a te per aver accettato il nostro invito in questo 2023. Ovviamente anche a te. I nostri auguri di, di buon anno. Spero insomma, sia cominciato nel miglior modo possibile quest'anno. Siamo qui con Stefano Amato per parlare di un libro che, insomma, dicevo poco fa, eh, fuori onda, a eh, Stefano, è un libro che eh, scuote abbastanza. Insomma, chi conosce diciamo, la pena di Stefano Amato sa che l'ironia è sempre ben presente nei suoi libri ma insomma questa volta diciamo di ironia ce n'è ben poca perché insomma, parleremo di una storia ehm, come dire anche abbastanza complessa insomma anche da maneggiare eh, Stefano insomma, eh, lo dico già, già subito però prima di cominciare a ragionare con Stefano vorrei presentarlo ai nostri ehm, ascoltatori ai nostri spettatori Stefano Amato è nato e vive a Siracusa i libri e la lettura lo appassionano da sempre per anni ha lavorato in una libreria raccogliendo nell'apprendista libreria il suo blog pluripremiato degli aneddoti, dalla sua esperienza, da quella dei eh, colleghi, quindi insomma testimone sul campo, diciamo, no? ehm, eh, di un commesso, leggevo tra l'altro nel, nel, nel blog, di un commesso frustrato di libreria, insomma è stata un'esperienza, una, una, un come dire, eh, molto, anche, molto intensa, però insomma dà anche delle frustrazioni fare il libraio, no Stefano. Cominciamo da qui, diciamo, per rompere anche il ghiaccio. Sì, all'inizio... Sembra tutto bellissimo, sembra il lavoro dei sogni. Perché, comunque, certo. se ti piacciono i libri, essere circondato dai libri, dalle novità, comunque puoi leggere gratis, anche volendo. Ah, certo. Il problema è che. È a che fare con i clienti, che non è che siano cattivi di per sé, siamo tutti clienti di qualcun altro. Certo. però non so perché si venivano a creare queste situazioni surreali, eh, non spiacevoli, eh, semplicemente sì, divertenti, sì, sì, certo. perché comunque l'apsus, la gaffa è sempre dietro l'angolo e quindi comunque era tutto materiale che poi raccoglievo <ride> immagino eh, collabora con moltissime riviste letterarie ne ha fondata una a 4 a 4.org con Fabio Genovesi e Franz Krauspenar ha scritto La Guida letteraria alla sopravvivenza in tempi di crisi per Trans Europa, invece nel 2009 sempre per Trans Europa è uscito il suo romanzo d'esordio Le Sirene di Rotterdam da allora ha pubblicato molti romanzi anche per ragazzi con Marco C. Marcos ha pubblicato Bastardi nel 2015, premio Leggo quindi sono e stupidista nel 2020, che anche ha anche avuto un fortunato adattamento teatrale. Io sono entrato in contatto con Stefano Amato leggendo un libro, secondo me molto divertente, e secondo me si è parlato poco di questo romanzo, eh, L'inarrestabile ascesa di Turi, capo di casa, uscito nel 2018 per. H edizioni questo è un libro come dire che rispetto al libro di cui parleremo oggi pomeriggio è un libro in cui si rideva anche tanto anche se i temi anche lì non è che fossero come dire leggerissimi però insomma voglio dire era, era un libro davvero insomma molto consistente dall'ironia da, davvero molto molto densa per arrivare poi al libro di cui parliamo questo pomeriggio Taddeo in rivolta uscito per Marcos e Marcos il 28 Settembre nel 2022. Uh, Un'ultima domanda uh, apparentemente laterale prima di cominciare a parlare di Taddeo in rivolta. Stefano, uh, ho, ho insomma, navigato un po' in rete e ho anche trovato altre tue biografie, da una di queste pare che tu abbia suonato anche in un trio punk rock, questo... È vero o è una una sì, una, sì. una fake news della rete Stefano no no è benissimo è benissimo ero il cantante chitarrista di questo gruppetto da garage niente di nell'Eitario e è... è... sì sono amo punk che è il mio genere musicale preferito sin da ragazzino anche oggi ho 45 anni però se posso scegliere ascolto ancora quel genere quindi che meraviglia e questo ci piace molto e insomma sono, sono contento anche di poter parlare con un, un musicista un cantante punk insomma quanto meno che ci ha provato io ho provato a fare il grunge insomma, con dei risultati davvero imbarazzanti però insomma, questa, questa è un'altra storia eh, allora dicevamo con Stefano Amato parliamo di Taddeo in rivolta uscito per Marcos i Marcos il 28 settembre del 2022 allora Stefano questo è un libro insomma, che, che mi ha messo in difficoltà ma non nella lettura perché la lettura è molto, um, è molto sciolta, diciamo, si legge benissimo e si legge anche velocemente ed è un romanzo davvero che ti fa entrare subito dentro la vita dei, dei protagonisti e dentro la vita soprattutto di, di Taddeo Giuffrida che è um, il, il protagonista e che è un appassionato di letteratura, di un certo tipo di letteratura che interpreta i messaggi di questo tipo di letteratura a modo suo. Che non sopporta il, il presente e le persone che abitano il presente di, di, di Cirasa, il luogo in Sicilia dove lui abita e dove lui vive, e che lo porta, diciamo, anche a, um, dopo un, un episodio che viene raccontato all'interno del romanzo, um, um, comincia a ragionare sulla possibilità di, di, come di, di trasformarsi quasi, ti chiedo scusa già adesso della da, da, banalizzazione, in una sorta di giustiziere, diciamo della notte o del giorno, o di quella, comunque di quella cittadina, perché insomma eh, determinati personaggi eh, fanno solo male al mondo. Ma ovviamente insomma, vorrei mh, lasciare a te la parola per, per chiederti innanzitutto eh, da dove nasce l'idea di costruire una storia intorno ad un personaggio così stratificato e così complicato e anche con grossi problemi, fammi dire anche, come Taddeo Giuffrida dall'interno del tuo romanzo Stefano. <coughs> Scusate, l'idea è venuta quando eh, a un certo punto mi ero fissato, volevo scrivere la storia di qualcuno che si trova in, una, in un baratro esistenziale, che si trova in un momento in cui si perde la speranza, e non si ha più niente da perdere e volevo eh, vedere in prima persona, proprio da autore, come questo personaggio si sarebbe tirato fuori da questo baratro esistenziale. Questo è stato il punto di partenza. E poi, pian piano, incubando la storia, eh, sono nati i gusti letterari di Taddeo e soprattutto è, nato, è nata la svolta del primo atto, cioè come fa questo personaggio a rinascere fondamentalmente. E, lo fa, come dicevi tu, eh, decidendo di dedicare la propria vita a questa, a questa sorta di... non si può neanche chiamare vendetta, perché certo. in realtà non c'è un movente, questa persona che lui decide di annientare fondamentalmente non gli ha fatto niente. E, e questo, secondo me, donava al, alla storia un ulteriore livello. Insomma, di approfondimento psicologico di questo personaggio. Il allora, fatto che. Eh, Stefano, eh, i tuoi romanzi sono ambientati eh, molto spesso, diciamo, in un luogo che tu. Dici in tutte le tue interviste in un luogo che tu conosci benissimo, che è la Sicilia, che è la terra in cui sei nato, in cui vivi e che dici, insomma, essere l'unico luogo che puoi raccontare perché lo conosci bene, non avrebbe senso andare in un altro posto no, e raccontare un altro luogo se non, non, perché dovresti prima conoscerlo per poterlo poi raccontare. Per cui tu conosci molto bene il luogo dove sei nato e dove vivi e lo racconti molto bene, anche perché c'è questa... Uh, come dire, um, questo, questa, um, questo modo di anche di lasciarsi andare di questa terra, che secondo me viene fotografato anche molto bene in questa calura umidità e scirocco che è presente endemicamente in Sicilia, questa mudura, no? E dentro questo spero di averlo pronunciato bene, insomma, ovviamente tu correggimi se, se, se sbaglio, ma dentro questa mudura Stefano vive uh, uh, Tadeo vive un disagio uh, profondissimo che lo porta a Quasi alla depressione, fino ad arrivare poi, come dire, anche a interpretare personalmente tutti quei libri di cui parlavamo poco fa. Tra l'altro, io ehm, ho provato anche un po' di, 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 di inquietudine quando eh, leggendo i libri che. Addeo legge, sono andato nella mia libreria e ne ho trovati un bel po', ho trovato il giovane Holden, ho trovato il mito di Sisifo che è il libro di riferimento, insomma che eh, si dice da qualche parte anche nel tuo romanzo, è un libro che ti cambia la vita, insomma, no? E io ho recuperato La peste, Lo straniero di Camus, e Delitto e Castigo, che è il libro che insomma a 18 anni mi ha... Ho oggettivamente cambiato la vita, ovviamente non dopo aver ucciso un usuraia. No? Però, insomma, è un libro che, la cui lettura mi ha, mi ha insomma, cambiato un po' la visione del mondo. E quindi. Sono tutti libri che però all'interno hanno anche un elemento di, eh, di, 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 di rivalsa nei confronti di una società eh, quantomeno storta. No? E, e che, ha dentro, che hanno dentro, eh, dentro le loro pagine molto spesso l'omicidio, la violenza no? e eh, la voglia di ripulire il mondo da, da, dalle storture. No? L'altra domanda, diciamo, laterale è questa qui. Sono anche tue letture queste qui e, e perché insomma ovviamente um, costruisci questo, questo tipo di letteratura intorno alla, al personaggio di, di Taddeo Giuffrida eh, le letture no, sono mie solo in parte okay. di mio preso il giovane Holden che è stato non solo mio primo libro insomma che da adolescenti leggi, certo. quello sì davvero, ti cambia la vita perché per la prima volta ti trovi a condividere i pensieri di un, di un personaggio di finzione. Gli altri mh, libri li ho, ammetto di averli letti solo prima di scrivere questo libro, scri ce l'ho letti come ricerca praticamente, certo. perché una volta deciso che Taddeo eh, era un appassionato di filosofia e che aveva certi filosofi di riferimento, allora ho letto un po' tutto quello che, eh, su cui ho potuto mettere mano eh, per capire insomma il suo punto di vista. E, come dicevi tu, eh, è vero, cioè, io adesso sto guardando la mia libreria alle spalle del Monito, probabilmente una buona metà di questi libri, comunque al centro, hanno un personaggio che o non ce la fa più oppure è stufo di come vanno le cose e premedita la fine di qualcun altro oppure la mette in atto. Eh, storie del genere hanno sempre, sempre, sempre sono sempre state presenti. Eh, qualunque storia, non so, adesso, anche al cinema, per esempio. Certo. Anche scrivendo il libro, ho pensato a film famosi come Taxi Driver. Alla fine parlano di quello: un personaggio solitario, stufo di tutto, e a un certo punto esplode. Eh, ricordo anche un altro film che ho visto mentre scrivevo il romanzo, è stato eh, Dogman di di, come si chiama regista? Garrone, 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 Matteo Garrone, Garrone. E, e anche lì il personaggio ne passa di tutti i colori rimane solo e anche lì esplode è un filone narrativo che funziona benissimo evidentemente perché fin dalla notte dei tempi eh, si è parlato di questo per cui, non prende l'Odissea alla fine Ulisse è quello eh. uno che non ce la fa più di girare, girare <ride> a un certo punto e, e quindi mi sembrava perfetto come simbolo della cultura di una persona che passa e lo è, colta, un lettore forte. Che non necessariamente è una brava persona. Eh, questo elemento eh, mi piace molto. Insomma, tra poco siamo già al primo passaggio musicale, nel senso che tu hai detto anche in diverse interviste, però insomma, ovviamente si legge anche tra le righe del tuo romanzo. Non è detto che una persona di cultura, una lettore, una persona che legge tanto, insomma, sia necessariamente una, una persona eh, per bene, una persona eh, no, specchiata, diciamo, no? perché tutti, eh, anzioni, o almeno in tanti e qui insomma viene, voglio raccontarti anche un piccolissimo elemento biografico no? di cui ti accennavo anche prima fuori onda Intanto siamo stati per un attimo almeno nella vita un po' Travis Bickle insomma di, di, di taxi driver no? Abbiamo, infatti eh, ho cercato strenuamente in questi giorni eh, preparando la, la nostra conversazione un testo che io ho scritto qualche anno fa avevo anch'io insomma le, le palle in giostra come si dice elegantemente in questo caso diciamo, no? perché non ne potevo più di alcune situazioni e avevo scritto delle cose tremende diciamo no? eh, in cui insomma quasi tra virgolette mi vendicavo di alcuni personaggi che come dire che hanno cambiato in peggio le sorti anche del nostro paese della città in cui vivo e via dicendo no e poi ovviamente come tu dici anche in qualche intervista ovviamente però poi mi sono vergognato tremendamente di, questo, diciamo, di aver coltivato questo, questo, questo spirito violento diciamo, di rivalsa, perché insomma, diciamo, ci, ci so, esiste ancora un tabù che è quello diciamo, anche della, della, della violenza estrema nei confronti di un essere umano. No? In questo romanzo, diciamo, con questo tabù si fa i conti in maniera molto, molto diretta, nel senso che Taddeo si spinge molto oltre, non diremo assolutamente più di questo, perché questo è un libro che va letto, è un libro di forte trama, ma anche di grande pensiero, diciamo, intimo, interiore suo e anche dei personaggi che girano intorno a Taddeo. E... Non lo so, insomma, credo che Taddeo si sia, non si sia vergognato moltissimo di coltivare questo genere di pensieri che gli vengono anche dalle letture che abbiamo citato anche poco fa. No, Stefano? Eh, sì, questo, qui sta anche una contraddizione del, del personaggio, che comunque fino a quando lo conosciamo noi, per tutti i problemi che possa avere, comunque, sicuramente è una di quelle persone che diciamo non fa male una mosca, non farebbe male una mosca. A un certo punto. Questa cosa l'ho pure voluta mostrare quando certo. a un certo punto vede, è in bicicletta, vede una chiocciola per terra. Pur di evitarla e non schiacciarla, la, quasi cade dalla bicicletta. E, però il conflitto sta in questo: una persona del genere, un lettore che noi siamo abituati a immaginare come una brava persona, e al 99% lo sono: nel senso, un lettore forte è una brava persona, è un bravo cittadino, è una persona virtuosa però c'è quell'1% che usa questa sua cultura per scopi ambientali. E, e quindi mi piaceva moltissimo mettere il lettore davanti a questo, questo paradosso. Una persona che non farebbe male una mosca, che si ritrova a, questo lo possiamo dire perché tanto siamo ancora nel primo atto, si ritrova a, a immaginare la morte di qualcun altro per proprio pugno. E, e questi paradossi a me piacciono moltissimo perché comunque fanno porre delle domande al lettore. Eh, C'è un, un mio libro che si chiama Bastardi, uscito sempre da Marcos e Marcos, in cui il lettore si trova a fare il tifo per un gruppo di persone che torturano e usano la violenza contro i mafiosi. E... I lettori stessi mi hanno spesso scritto per dirmi guarda, mi sono vergognato perché mi trovavo a fare il tifo per qualcuno che a un certo punto diventava ancora peggio dei mafiosi. E la letteratura secondo me è questo, la narrativa della letteratura è questo, fare porre al lettore delle domande, fare chiedere ma io chi sono? Quello che non sarebbe male una mosca o quello che tifa per una persona che si rivela essere un cattivo. Stefano, la letteratura e aggiungo, tornando ancora al cinema, anche il cinema, perché eh, ovviamente eh, insomma, insomma, si, ti sfido a trovare qualcuno che quando è andato a vedere Bastardi senza gloria non abbia fatto il tifo per diciamo, la squadra eh, cappeggiata da Brad Pitt insomma, e che cacciava diciamo, i, esatto. i, i, eh, i nazisti per farli fuori, Insomma, ovviamente c'era un intento morale molto più alto. Detto questo... Eh, siamo al primo passaggio musicale. Anche a te, come a tutti gli ospiti che si avvicendano mh, ad almeno due pagine al giorno. Ho chiesto un paio di brani musicali e mh, insomma, le tue, le tue proposte sono veramente molto, molto interessanti. Per cui cominciamo con il primo: insomma, del pan del diavolo. Ascoltiamo: Io mi do. Io mi do Pan del Diavolo dall'album Folk Rock Boom uscito per la Tempesta Dischi il 3 giugno del. 2014. Ho letto da qualche parte, ho anche ascoltato altre interviste preparando questa nostra conversazione. Stefano, che pan diavolo, sono uno dei tuoi gruppi preferiti, insomma, no? E anche loro, insomma, hanno un modo di raccontare, come dire, la vita molto diretta, insomma, che non fa sconti, ma che ha anche una grande, diciamo, un grande elemento poetico all'interno della, della, della scrittura. Ti chiedo banalmente, insomma, perché loro, perché questo brano in particolare, eh, loro eh, purtroppo adesso si sono sciolti. Certo. Eh, mi piacciono molto. Eh, questa canzone in particolare perché eh, a un certo punto il cantante urla questo no ripetutamente. Eh, mi ha fatto molto pensare a sia alla quarta di copertina del romanzo in cui si cita l'incipit dell'uomo in rivolta. Che cos'è un uomo rivolto? È un uomo che dice no, esatto. appunto. E, e sia perché questo no nel romanzo, Taddeo, lo, nella sua copia dell'uomo rivolto, lo cerchia di rosso, lo circonda di punti esclamativi, ne fa quasi il suo, il suo motto. E le situazioni durante il romanzo sono un unico grande no allo stato delle cose. Sottolineature molto nervose e violente di quei libri, insomma, eh, tu ci tieni anche a far venire fuori questo... Questo elemento, e, mh, a proposito delle, delle due pagine, insomma, per tornare a, tra l'altro, volevo aggiungere anche che tu dicevi: Purtroppo, eh, Il Pan del Diavolo non è più una band, ma eh, Pietro Alosi, insomma, eh, continua una carriera molto interessante. Tra l'altro, ha da poco sfornato uh, questo blues animale composto anche con Adriano Viterbini, che è anche l'autore eh, della nostra, della nostra um, sigla, di cui siamo veramente molto contenti e molto orgogliosi, e anche quel blues animale. Un altro di quei ruggiti, di quei no, diciamo urlati diciamo, contro una società eh, ovviamente, abbastanza alla deriva. Direi. Dicevo che insomma, anche qui, ehm, come per le altre puntate di almeno due pagine al giorno, ti ho chiesto un paio di pagine, diciamo, e quindi una delle pagine che tu ci hai, ci hai mh, indicato è questa, pagina 45, in cui ehm, c'è un dialogo. Perché, tra l'altro, voglio aggiungere anche che. Intorno a Taddeo ci sono tutta una serie di personaggi altrettanto interessanti a partire dai genitori che sono separati, che sono due personaggi anche, eh, che io ho sentito molto, molto vicino anche alla nostra quotidianità, perché c'è il padre Gaetano. Che è un avvocato, ma è anche il tipico maschio, diciamo, no? che insomma, è saltatissimo, è appassionato di caccia, di fucili e via dicendo. E la madre Eva Marino, che invece è, è, lavora in polizia e che vive come dire, anche eh, una grande fatica nei confronti di suo figlio, no? perché vorrebbe prendersene cura insomma, e, insomma, e che sarà cruciale come personaggio anche all'interno di questa storia. E. In uno dei dialoghi tra l'attuale compagno di Eva e sua madre, viene fuori come dire, un, un incontro con, che è al centro di questa pagina 45, in cui ehm, Carlo, l'attuale compagno di Eva, ha incontrato una vecchia professoressa della, de, di Taddeo che insomma, eh, lo considerava comunque quasi alla pari di un mostro, uno strano, uno solitario. Insomma, questi sono i luoghi comuni, gli stereotipi che poi vivono anche tutti quelli che, eh, come dire, sin da piccoli eh, hanno una vita anche molto ritirata, che fanno poca vita sociale. Insomma, questa, questa pagina dal mio punto di vista fotografa perfettamente quello che è lo stereotipo generale intorno ad un potenziale serial killer. Insomma, ovviamente sto banalizzando, però non so se sei d'accordo, Stefano, su questo ragionamento. Sì, 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 Taddeo non faceva niente di male, stava eh, in classe, so. leggeva, era un po' taciturno forse, forse aveva problemi a socializzare, eh, certo. però da qui a dire, qui ho messo un po' di autobiografia perché quando ero più piccolo di Taddeo, nel senso quando ero alle elementari, era un bambino taciturno, non è stato per miei, E la maestra subito, suo figlio ha problemi, suo figlio deve andare a farsi vedere. Adesso. Eh, L'hanno fatto insomma, anche con mio figlio, se questo ti può consolare <ride> diciamo, eh, nei, nei primi anni della scuola elementare. Per cui sono d'accordo. Conosco il ragionamento. Sì. E quindi eh, insomma, volevo far vedere che poi lui non faceva niente di male. Magari questo pensare il contrario magari è una delle fonti di, di, della sua trasformazione in quella persona che poi leggiamo. A lasciarla perplessa era per esempio il fatto che Taddeo infilasse in ogni tema, in ogni interrogazione, un filosofo con cui era fissato, Camus. Carlo si rigidì, come fai a saperlo? Eva gli rivolse un sorriso di commiserazione, come a dire qualcosa di mio figlio la saprò o no? Ma subito si rese, dopo si rese conto che era una bugia, non conosceva suo figlio non quanto sperava. Perché in realtà, ehm, eh, come dire, Eva, eh, sua madre, eh, pensa di conoscerlo secondo i suoi, eh, i suoi ehm, il suo modo, diciamo, di vedere suo figlio, ma in realtà poi lo scopriremo anche durante il eh, il racconto in realtà eh, è molto, mol sono mo molte più le cose che Eva non conosce di quelle che conosce di suo figlio, che, mettono, che mandano quasi in tilt la sua vita da come dire, eh, non dico <coughs> particolarmente impostata, perché poi lei fa anche yoga per centrare se stessa e via dicendo, ma insomma manda in tilt tutta una serie di, di, di certezze che va nei confronti di, di suo figlio di quel pezzo di, di famiglia che, che le è rimasto, che è il figlio, no? Eh, sì, sì eh, questo è un classico dei genitori separati, eh, magari il figlio va a stare con l'altro genitore, con l'altro si vedono pochissimo, eh, e in realtà non, non sa niente di tuo figlio, cosa passa per la sua mente. Io, io non ho figli però, ho per esempio un nipote che passa moltissimo tempo fuori casa eh, e mi, mi accorgo che, che noi ci parliamo. 5-10 minuti al giorno, non sappiamo niente di quanto ci passi per la testa e, e quindi volevo sviluppare anche questo filone della storia, cioè un pa, una madre e un figlio, una madre che prova a riallacciare i rapporti con un figlio con cui si sono persi di vista a 18 anni, Riallacciare i suoi i ponti con, con un figlio, insomma, anche attraverso. Diciamo, tra l'altro lui poi torna anche a vivere per un certo periodo anche da, da suo padre. Il suo padre che l'ha sempre preso in giro, questo lo possiamo anche dire senza svelare nulla. e Insomma, pensa che, e questo è anche questo, un altro classico, no? pensa che superare un momento di difficoltà, una depressione, eh, si può fare semplicemente uscendo, andando a fare una passeggiata, lo stesso atteggiamento che si ha nei confronti dei depressi adulti, no? si pensa che insomma, con una passeggiata, con un incontro, con un caffè al bar si risolvono le questioni, quando poi in realtà le, le, i problemi sono molto, molto più, um, più endemici e più strutturati. Siamo in coda alla prima parte di Almeno due pagine al giorno. Spazio alla GR di Popolare Network, tra poco. Seconda parte di almeno due pagine al giorno. Questa settimana siamo in collegamento con Stefano Amato e stiamo conversando intorno al suo ultimo romanzo Taddeo in rivolta uscito per Marcos i Marcos. Non abbiamo detto uh, una cosa, insomma, um, intorno a. Um, a, a Taddeo. Taddeo è un insegnante, un insegnante di lettere, no Stefano? E, mh, anche questo, uh, questo l'insegnamento, uh, fino a un certo punto, diciamo, della sua vita, lui uh, lo vive come un'attività deprimente, perché, insomma, i ragazzi che segue... Che sono la fotografia di tutto ciò che eh, è l'immagine della scuola, diciamo, nella narrazione tipica. Poi nelle settimane scorse abbiamo avuto modo, grazie a Sabrina Carrera, al suo libro sulla scuola, di scoprire che esiste una scuola, diciamo, che si dà da fare per non, essere, per non ricadere in quegli stereotipi. No? I ragazzi non leggono, e sono svogliati e, e sono anche molto maleducati, diciamo. No? Ehm, L'elemento che mi piace diciamo, di, di, di questa storia è del, del Taddeo. Che a un certo punto insomma, forse trova insomma, di nuovo passione in quello che fa, e che eh, c'è un forte legame con i libri. No? E, e, I libri, eh, da, da, da libraio, da ex libraio, Stefano, credo che tu abbia buttato dentro questa passione, perché eh, si scopre, e questo eh, l'ho vissuto anche personalmente nella mia esperienza di lettore all'inizio, diciamo, quando ho cominciato a leggere. Eh, tantissimi anni fa, ehm, che esiste un libro per ognuno. Diciamo, dei ragazzi. Quello potrebbe essere molto spesso la chiave di volta per attirare nuovi lettori, no? nel senso che molto spesso uno pensa che nei libri non ci siano le nostre storie, le nostre vite. E invece, eh, la maggior parte delle volte scopriamo che versanti di noi sono dentro i libri. Questo elemento viene eh, raccontato veramente in maniera molto, molto bella, secondo me, nel tuo libro. Esiste un libro per ognuno di noi. Tu, da ex libraio, ehm, anche secondo me non esistono ex librai. Comunque, anche questo è un altro parere personale. Personale. cosa pensi di questo esiste un libro per ognuno di noi anche a beneficio di chi uh, uh, pensa che uh, i libri siano insomma una delle cose più noiose da, da maneggiare diciamo nella vita innanzitutto sono d'accordo con te che se uno è stato un libraio una volta lo è per tutta la vita <ride> esatto. e me ne accorgo quando vado quando in libreria ci vado ogni giorno e, Comunque l'istinto di rimettere a posto i libri. Di rimettere cioè, a posto i libri, esatto. Questo quello è anche un sempre. istinto che ho io che non ho fatto il libraio, esatto. Quello resta sempre. E, sì, questo è uno dei, ricordi, uno dei ricordi più belli che ho di quando lavoravo in libreria. Quando riuscivi a trovare la chiave per... Magari veniva qualcuno e, e diceva per se stesso oppure per qualcun altro guarda, consiglio il libro me che non leggo oppure mi consiglio il libro a qualcuno che non legge che sembra un po' una domanda paradossale da fare libri. in realtà ha moltissimo senso perché c è come se dicessero forse tu conosci la chiave per aprirmi le porte della lettura ed è vero sì c'è un libro per, per chiunque anche per chi non ha mai letto un libro in vita sua eh, anzi paradossalmente forse è più facile per chi non legge perché comunque ci sono dei libri con cui vai sul sicuro, sono sì. i classici libri che mh, ti fanno invidiare chi non li ha ancora letti. Esatto. I, i Adesso io sto guardando, ne guardo uno a caso, eh, il Conte di Montecristo per esempio, uno di quei libri, eh, lo dai a qualcuno e fidati. Eh, e, quindi, e quindi sì, Taddeo così riesce a recuperare eh, la voglia di insegnare e rende anche più piacevoli le ore di lezione ai ragazzi, che ricordiamo noi spesso anche da Deo li dipingiamo come tanti diavoletti che non riescono a stare seduti e che hanno la capacità di attenzione di un pesce rosso, in realtà non è così, in realtà eh, basta trovare di nuovo eh, la chiave anche in quel caso. Bisogna trovare la chiave, così come anche nell'altra pagina che in realtà ci fa tornare indietro all'inizio della storia, l'altra pagina che tu ci, 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 ci hai segnalato del tuo romanzo, Taddeo in rivolta, è quello legato diciamo alla, alla sua immagine che ehm, non abbiamo detto una cosa, insomma anche qui non svegliamo niente, nel senso si capisce sin dall'inizio e lo, lo si dice espressamente che Taddeo è, è sovrappeso e... E questo è un elemento che lo accomuna a suo padre. E mi piace moltissimo quando tu dici e scrivi nel tuo libro che mh, le, mh, Taddeo e suo padre avevano due opulenze di qualità diversa. Mi piace molto questo come definisci. La grassezza del padre incuteva timore reverenziale, era la grassezza di chi riempie una porta. Era il tipo di grassezza davanti alla quale gli altri uomini non vogliono fare la figura degli stupidi. Quella di Taddeo, invece, sapeva più banalmente di sedentarietà, di cattiva alimentazione e di scarso entusiasmo per la vita in generale. La sua grassezza non intimoriva, tutt'altro, faceva la felicità dei bulli e spingeva le ragazze a guardarlo con un misto di pietà e repulsione, strascicandole, infradito, dio avanzava sotto il sole con il sacco sulle spalle, novello Sisifo conscio di aver raggiunto un punto ancora più basso della sua esistenza. Dobbiamo immaginare Sisifo felice, aveva scritto il suo filosofo preferito Camus e a livello intellettuale non riusciva a dargli torto, ma quella felicità pareva averlo sempre schivato. E io me lo sono ripreso, insomma, ho letto il mito di Sisifo negli anni dell'università di Albert Camus, e insomma si fa fatica a immaginare un sisifo che deve portare su, diciamo, un masso che possa essere anche felice, diciamo, de de della situazione della condizione in, in cui vive, perché, ehm, come dire, anche oggi che sembra quasi che le, le, la complessità del mondo sia eh, ancora più eh, gravosa sulle nostre spalle, sia ancora più un masso difficile da spostare. Insomma, eh, è difficile immaginarci sotto questo, questo gioco eh, felice così come è difficile immaginare dentro quel libro Taddeo che si, si scrolla di dosso le fatiche e che, che guarda al mondo, diciamo, con benevolenza, no, Stefano? Eh, sì, sì, Il mito di Sisifo è uno di quei libri che lui interpreta un po' a modo suo, ah, perlomeno su. all'inizio. Certo. Eh, in realtà, quando ho cominciato a scrivere il libro, l'idea era proprio di seguire eh, lo schema del mito di Sisifo, che schematizzando brutalmente si può dividere in tre condizioni. Tu dici: eh, Come si fa a essere felici trascinando un masso giù su per una montagna, che è un po' il simbolo della condizione umana, eh, tu l'hai letto. Sai che. Certo. Cioè, si divide in tre parti. Eh, All'inizio Camus dice che la soluzione è una non soluzione, cioè uno si uccide perché non riesce a sopportare questo, questo stato delle cose, eh, ma lo, eh, lo archivia come una non soluzione di Camus. Oppure uno può nutrire la speranza che un domani le cose cambieranno. Magari arrivando in cima con questo masso, prima o poi troverò una pianura che mi renderà tutto. E anche questo. Eh, Camus lo archivia come una non soluzione e la soluzione arriva proprio all'ultima, nell'ultimo rigo dell'ultimo capitolo. cioè eh, bisogna godersi di questa assurdità, sapendo che è un'assurdità. Camus era un assurdista, come sappiamo, e, e, e basta. E, Taddeo alla fine pensa di aver finalmente capito cos'è che rende Sisilo felice a modo suo ovviamente, però eh, effettivamente alla fine conosciamo un Taddeo diverso dall'inizio. L'inizio è appunto seguendo lo schema di Camus sull'ordine del suicidio e, e alla fine finalmente, poi nel momento in cui si sta per tras trasformare definitivamente in un mostro, forse sto rilevando troppo, si rivelando troppo eh, e comunque finalmente lui capisce perché eh, Sisypho è felice e anche lui, per un, per un istante, prima che la sua vita cambi ulteriormente ancora una volta, per un istante re, capisce e raggiunge quella felicità. E Stefano, tra l'altro il mare è molto presente dentro il tuo romanzo, e come non potrebbe esserlo tra l'altro, ma c'è una frase che fotografa anche quello che tu hai appena detto, che eh, ho amato moltissimo dentro il tuo romanzo, è che a un certo punto lui non voleva più essere risacca, ma mareggiata, insomma la mareggiata, eh, come dire, ti dà l'idea di questa reazione che però può fare anche un sacco di danni. Vabbè, detto questo, però, eh, ti volevo fare i complimenti su, um, eh, su, su, sulla la capacità di condensare in questa frase insomma, anche eh, una sorta diciamo, di reazione da parte eh, di Taddeo. Che è l'uomo in rivolta, che dice no e che dice no eh, a modo suo, in maniera molto, molto forte e molto determinata per combattere contro l'ignoranza, la prepotenza, la violenza, il conformismo, che sono elementi che molto spesso, ehm, nella maggior parte dei casi, ci fanno voltare la testa dall'altra parte, ma in alcuni casi possono anche diciamo, assumere elementi diciamo anche di reazione non proprio pacifica ecco mettiamola così e intanto siamo al secondo passaggio musicale e dei tre allegri ragazzi morti ascoltiamo mai come voi Mai come voi dei Tre Allegri ragazzi morti eh, apparso in Mondo Naif, autoprodotto nel 1994 da parte dei Tre Allegri ragazzi morti, poi ripubblicato da Cocronino Press nel 2009 e dalla Tempesta Dischi nel 2014. E, Stefano, questi sono i primi Tre Allegri ragazzi morti che in realtà non, ha, non hanno mai diciamo, rinunciato a questa loro um, uh, vena, diciamo, provocatoria ma anche uh, libera, punk. E um, assolutamente uh, trasgressiva nei confronti del mondo che, 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 che in cui vivono. No? Non saremo mai come voi: non saremo mai uh, come, vo come voi, siamo diversi. Puoi chiamarci, se vuoi, uh, puoi chiamarci, se vuoi, ragazzi persi. La vita lontana da ogni cliché, cercala è dentro di te. E non saremo mai come voi: i miei amici come me, che parlano ai cani randaggi e che sanno ascoltare gli uccelli, avremo ali come quelli e becchi forti per grattare dove le vostre bugie sono più deboli. Non ci provare, non ci provare ad entrare nelle nostre vite. Davide Toffolo e i tre ragazzi morti sono sempre stati molto diretti insomma, anche nel mandare a quel paese come dire, una società eh, uniforme, standardizzata. No? Perché eh, scegli per noi oggi mai come voi, Stefano? Eh, ero indeciso fra questo e un altro pezzo che si titolava I quasi adatti, cioè. quasi adatti, eh, perché il tema comunque è simile. Eh, anche lì, forse un po' forzando, però eh, mi sembrava un po' la condizione di Taddeo. Questo, eh, questo considerarsi diverso un po' da tutti eh, ha anche questa contraddizione in sé, Taddeo, nel senso che si sente il peggio del peggio, però allo stesso tempo ha un'autostima che lo porta a disprezzare il prossimo. Eh, e quindi mi, soprattutto la parte dei cliché eh, eh, mi faceva pensare a Taddeo, quindi ho scelto, poi loro sono un po' un simbolo, tutta la mia vita, fin da quando sono piccolino che li ascolto, da, quindi mi faceva piacere omaggiarli in questo modo. Siamo eh, insomma, nella parte finale di questa conversazione, però volevo ancora portarti su un paio di elementi che sono, come dire, anche, ehm, riguardano la questione delle questioni rispetto anche al, mm, al nostro stare al mondo: nel senso che, eh, se a un certo punto della storia, in base ad una. Um, ad, una, ad un episodio di violenza molto esplicita che succede e che um, insomma, prende di mira insomma, una delle categorie più colpite, diciamo, che sono gli omosessuali, da parte de, del cattivo della storia che non abbiamo ancora citato, ma diremo solo il nome e il cognome, Gioacchino Spagna. Diciamo, e se Taddeo vuole vestirsi, vestire i panni del giustiziere che, come dici tu da qualche parte, provoca una vertigine nella storia e anche in chi legge, no? Perché dici, ma questo, insomma, che vuole fare? Insomma, dove vuole andare a parare? C'è una domanda, che probabilmente è la domanda delle domande, che è, è sottesa un po' a tutto quello che ci siamo detti finora, però in realtà... Esiste, e qui la farei anche a te, insomma riboto su tutta la responsabilità della risposta, tanto voglio dire, io sto da questa parte, sono semplicemente un lettore, la domanda è sempre quella, insomma, se esiste e qual è il confine eh, tra giusto e sbagliato e se è lecito compiere il male per sconfiggere un male anche più grande, un male incurabile, insomma, eh, come ci si comporta rispetto a, questa, a questo ragionamento? E, mh, Diciamo, com a, a, come hai fatto a trattare questa materia eh, per farla diventare come dire, prosa e letteratura, dal, punto di, dal mio punto di vista, in maniera eh, brillantissima? Secondo me, no? la domanda delle domande, Stefano, insomma, mi puoi mandare anche a quel paese perché insomma, è una domandona questa qui. <ride> sì, no, effettivamente è la, la domanda che si pone: forse l'uomo da, da, da migliaia di anni. È, è, Forse la scrittura di questo libro serviva anche a me come meditazione su questa questione. Ogni, ogni giorno, perlomeno dove vivo io, non so anche dove vivi tu, comunque conosco qualcuno che pensando a qualcuno che gli ha fatto un torto, gli scappa detto, questo, per, perché non muore questo? Eh. Perché, perché qualcuno non lo fa fuori? Certo. E, Ovviamente persone che non lo farebbero mai, anzi inorridirebbero davanti qualcosa del genere e, e quindi era insomma un po' un modo per dire non so se è lecito fare del male per sconfiggere un male maggiore e, so però che e, so, so però che no in realtà lo so è sbagliato <ride> Adesso lo confesserò. Io so, so più dalla parte della madre che dice: Guarda, non è che ora perché uno ti fa un torto prendi e lo uccidi. Eh, so. Cerca di fare il tuo meglio ogni giorno. Cerca magari non so, se hai un figlio, qualcuno di educarlo nel modo migliore. Eh, questo è tutto. Lo possiamo fare. Vota, magari, qualcuno che pensi possa migliorare le cose. Però ecco in prima persona: prendere e uccidere qualcuno solo perché uno pensa che. Salvare il mondo, insomma, mi sembra sbagliatissimo. Anche perché la e... legge della giungla, diciamo, insomma, si, insomma sì. si deve cercare anche di combattere il più possibile. Altrimenti, già così, insomma, viviamo in un mondo anche abbastanza ehm, esatto, pieno anattico, di, di, di right, diciamo right. Di, di chi asseconda, di persone che assecondano eh, fortemente i propri istinti primordiali, no? Sì, no, ma infatti il passo. Perché tutti eh, andassimo in giro armati a spararci a vicenda è brevissimo, non esatto. è che. E eh, quindi, eh, quindi, no. Eh, ma spero che dal libro questa cosa qua traspiri, nel senso: alla fine, il mio punto di vista è una cosa che non si fa. L'autore non dovrebbe esporre il suo punto di vista e schiaffarlo in faccia al lettore, però spero che visto il finale. Capisca insomma un po' come, come la. Penso. Noi non diciamo niente, però sappiamo anche benissimo quanto, siccome esiste anche, diciamo, c'è un elemento di, di grande contemporaneità dentro il tuo romanzo che è la rete, che è il web, no? E che molto spesso eh, eleva. O butta nella polvere, diciamo, eh, personaggi dalla sera alla mattina, no? E che eh, e molto spesso la rete, in generale, con tutto il suo meccanismo di macchina del fango, ma anche eh, di, di, di costruzione di, 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 di false narrazioni, insomma porta anche ad una, ad un, ad una, a correre anche un rischio molto forte, molto spesso, che è quello dell'emulazione dei gesti, diciamo, eh, dei gesti, soprattutto dei gesti violenti. Per cui, eh, come dire, eh, è, è molto, mh, da parte nostra è molto forte l'invito a leggere Tadeo in rivolta, perché è un libro perfettamente dentro la contemporaneità, dentro l'oggi, insomma, eh, non, non sei eh, scappato davanti, come dire, anche a questo genere di rischi, no Stefano? No, no, eh, no, anzi, li ho presi di, di petto. Eh, valeva la pena fare una riflessione anche su quello che hai appena detto e eh, spero di esserci riuscito. Ci sei riuscito meravigliosamente, il nostro consiglio e ovviamente il nostro invito è a leggere ehm, Taddeo in rivolta di Stefano Amato uscito per Marco Simarcio il 28 settembre 2022. Abbiamo ancora un paio di minuti, Stefano, io voglio fare, chiederti... Ehm, Voglio fare l'appello ancora al libraio che è dentro di te per chiederti innanzitutto se stai leggendo qualcosa in particolare in questo periodo, credo proprio di sì, e la domanda è veramente molto stupida da parte mia, e se eh, anche per i nostri giovanissimi lettori, se ci sono dei libri che come dire, bisogna assolutamente provare a prendere in mano e cominciare a leggere già adesso, insomma sin da giovani. Stefano. Eh, io sto leggendo un libro di Tommaso Pincio che si intitola Il dono di saper vivere, che parla di Caravaggio. Insomma, eh, Tommaso Pincio ricorda la sua esperienza come giovane gallerista. Tra l'altro, nello stesso punto in cui Caravaggio uccise un uomo, cioè, che è via della pallacorda a Roma, e, eh, ne approfitta Pincio per fare un po' una riflessione sulla pittura di Caravaggio, su, sul suo stile, Insomma, anche una riflessione sul presente. Eh, io libri da consegnare ne avrei tantissimi. Eh, un libro che consiglio spesso, eh, che, quando mi chiedono qual è il tuo libro preferito, me ne esco così, perché è un concetto assurdo quello del libro preferito, però no, certo, dopo certo. devo rispondere me ne esco così. Ed è eh, Solomon Garsky, è stato qui di Mordecai Rikler, pubblicato per Adelphi. Eh, secondo me è il libro più bello di Rikler, superiore anche alla versione di Barney. Ma non lo dico io, anche in Canada, eh, Richler era canadese e anche in Canada lo considerano il suo capolavoro. Il libro che, che si estende su più secoli, più continenti, più generazioni della stessa famiglia. È uno di quei libri in cui c'è tutto, tutto, un libro mondo. E quindi non mi stancherò mai né di consigliarlo né di rileggerlo, perché periodicamente lo rileggo. E... Certo. È un piacere. E allora eh, questo è il suggerimento eh, di ehm, Stefano Amato rispetto anche a ciò che bisognerebbe insomma almeno provare a leggere. E mh, il nostro suggerimento ancora una volta è quello di leggere, di recuperare i libri di. Di, 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 di Stefano Amato dare anche una seconda terza quarta vita anche all'inarrestabile ascesa di Turi Capo di Casa Stefano tu mi consentirai di fare come dire uno spot anche eh in mio. questo libro che a me è veramente piaciuto moltissimo mi ha divertito anche moltissimo leggerlo ma il libro di cui abbiamo parlato questo pomeriggio eh, è Taddeo in rivolta Stefano Amato Marcos I Marcos Stefano noi siamo in coda e mh, io ti ringrazio moltissimo per essere stato qui con noi ad almeno due pagine al giorno come e dico sempre, spero grazie sia buon. stato anche un buon tempo per te e grazie ancora per essere stato con noi oggi pomeriggio. Grazie, grazie e buon anno nuovo. Grazie, auguri e buon anno anche a te. Intanto, noi siamo eh, giunti al termine della puntata numero 14 della prima stagione di almeno due pagine al giorno. Vi ricordo che questa puntata andrà in replica domani, domenica 22 gennaio a mezzogiorno e il podcast Audio e Video sarà disponibile dal lunedì sul sito rbe.it. Grazie a Matteo Crespo per l'assistenza in regia, a Michele Comba per la regia video. Noi ci ritroviamo qui sabato prossimo 28 gennaio sempre alle 17. Per la puntata 15 di Almeno due pagine al giorno del sabato, perché vi ricordo che da lunedì al venerdì almeno due pagine al giorno va in onda al mattino dalle 10 alle 11. E ricordate, c'è sempre una buona storia da raccontare perché c'è sempre qualcuno disposto ad ascoltarla. Ciao a tutti!